Oggi celebriamo la giornata del prematuro ad Arezzo, questo è un dato estremamente importante perché non è un'iniziativa di Arezzo ma un'iniziativa di area vasta, quindi abbiamo tutti i colleghi delle scotte, abbiamo i colleghi universitari, i responsabili del terzo livello e ovviamente Arezzo, ma anche Grosseto e anche i punti nascita di Montevarchi, di Poggibonsi e di Nottola. Quindi una situazione in cui si crea una rete vera, una rete di professionisti che hanno creato una vera e propria famiglia professionale che lavora per i bambini, per le famiglie, per garantirgli le migliori cure nelle sedi più vicine alla loro casa, alla loro sede di residenza, dando il meglio che possiamo dare come area vasta. Senta, alla chiusura però ad esempio del punto nascita di Bibbiena, insomma, ha creato tante polemiche, tanti dissapori, perché poi comunque il Casentino è un territorio difficile anche dal punto di vista della viabilità. C'è stato un caso di una signora che ha partorito insomma, praticamente in casa e poi l'altra invece in ambulanza. Insomma, ecco, su questo, pensando proprio anche a un appunto, neonato prematuro. I piccoli ospedali, come sappiamo, sono ridotti e vengono d'altra parte chiusi in termini di punti nascita in forza di una legge nazionale stringente, di una norma che non ammette deroghe. Deroghe poi ogni tanto vengono fatte, ma vengono fatte nei luoghi culturalmente più arretrati. Io mi vanto di lavorare in questa ASL Sud-Est perché abbiamo tutti e cinque punti nascita che rispettano perfettamente i requisiti di accreditamento e di qualità previsti e pretesi dal Ministero. Quanti sono i prematuri che nascono nel nostro territorio? Sono in aumento questi casi? Dunque, sono tanti i bambini che nascono prematuri, un bambino su 10 nasce prematuro, ma non sono solo i prematuri che hanno bisogno di cure, sono anche quei bambini che hanno un adattamento un pochino più faticoso alla vita extrauterina o che hanno una patologia che non conoscevamo prima della nascita. Nel nostro reparto di neonatologia e terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Arezzo ricoveriamo circa 210 bambini all'anno, quindi sono tanti considerando il calo delle nascite. I bambini che nascono ad Arezzo sono 1600 circa e purtroppo abbiamo un calo importante comunque delle nascite rispetto agli anni precedenti, come è in linea con tutta l'Italia, con gli altri ospedali anche della Toscana. Le cause della prematurità sono a volte le infezioni, a volte anche l'età materna. Oggi si aspetta di più a fare un figlio perché purtroppo la società ci porta prima a stabilizzarsi come famiglia, come donna e poi a fare un figlio in età più avanzata, e quindi questa credo sia una delle cause primarie. Ecco, insomma, qui si intreccia, come dire, amore e coccole. Sì, molte. Sì, noi lavoriamo l'Ana Merino e realizziamo i capi per i bambini della neonatologia qui dell'ospedale San Donato di Arezzo. Sono capi piccolissimi, piccolissimi cappellini, piccolissime scarpine, poi li doniamo presso la neonatologia e loro con i nostri kit svolgono quello che è il protocollo care, quindi la marsupioterapia, il wrapping, il pelle a pelle, tutte quelle coccole che fanno bene ai prematuri, insomma. Si può contribuire donando un gomitolo sul nostro codice fiscale presso l'associazione Cuore di Maglia, e noi ogni euro che entra ci compriamo un gomitolo e lo lavoriamo.